Parliamo con Maddalena Gissi, segretaria nazionale della CISL Scuola, e con lei parliamo dei molteplici problemi che in questa fase la scuola sta attraversando. Abbiamo concordato con lei di affrontare due o tre questioni in particolare, perché i temi sono davvero tanti e quindi ci vorrebbe molto più tempo, però. Visti i nostri limiti di tempo, cerchiamo di concentrarci su alcune questioni. La prima questione sulla quale si sta molto dibattendo in questi giorni è quella dei concorsi per il personale docente. Allora, come stanno le cose, Gissi? Qual è la situazione e quali prospettive ci sono, soprattutto per il futuro? Cosa potrebbe succedere in futuro? Grazie, grazie alla tecnica della scuola, grazie a Reginaldo per questa opportunità. Quello che sta avvenendo è risaputo, lo avevamo preannunciato in tempi non sospetti. Il numero di posti vacanti utili per le assunzioni sono veramente tanti e il prossimo anno, il primo di settembre, si aggireranno e supereranno le 100.000 unità. Chiaramente parliamo di posti al 31 di agosto, non quei posti che poi verranno ampliati dalle esigenze dell'organico di fatto e quindi i forse 230.000, 250.000 l'anno prossimo rischiamo di raggiungere se non c'è la copertura di questi più di 100.000 posti utili per le assunzioni. Succede che c'è un concorso ordinario bandito lo scorso anno, c'è uno straordinario in fase di completamento, c'è personale specializzato sul sostegno che attende di conoscere il proprio destino, c'è personale che ha maturato un triennio di anzianità al quale potremmo dare grandi risposte attraverso anche percorsi utili per la loro abilitazione. Non abbiamo interesse ad alimentare uno scontro tra i giovani che ambiscono ad entrare nella scuola e che hanno presentato domanda e tanti che hanno maturato un'anzianità e una esperienza che invece vorremmo possa essere valorizzata. L'esempio che di recente ho avuto modo di individuare è il caso Sostegno in Piemonte. Hanno messo a bando su sostegno 287 posti. Hanno partecipato concorso straordinario con 3 anni di servizio su sostegno e con titolo 68 persone. Hanno superato la prova 61 persone. Abbiamo già pronti lì quasi 226 posti. Questi 226 posti a chi potranno andare il primo di settembre? Non certamente al concorso ordinario, che ancora deve essere espletato chissà quando, con quali modalità, con le nuove indicazioni di Brunetta o con quanto il ministro Bianchi deciderà. Il primo di settembre avremo il personale specializzato già pronto, da graduatoria è individuabile perché hanno tutti il titolo e per giunta un TFA prevede già una sua selezione. E poi possiamo cominciare a guardare a tutte le discipline, non solo sostegno, con il personale con i 3 anni di servizio. E poi possiamo anche pensare a chi ha 3 anni su sostegno per come potrà maturare l'accesso al TFA. Hai fatto accenno al caso paradossale e drammatico, diciamo pure del sostegno, che diciamo dovrebbe essere anche il settore dove ci dovrebbe essere un maggior impegno da parte dell'amministrazione scolastica per garantire la continuità didattica ai ragazzi più svantaggiati. Invece accade esattamente il contrario. Ecco, sul sostegno, quali potrebbero essere i numeri il prossimo anno? Beh, allora, i numeri che in questo momento possiamo, diciamo, guardare con attenzione sono quelli della trasformazione in organico di diritto, da fatto in diritto, quindi i 25.000 posti che la ministra Azzolina ha programmato, individuando però una scansione che noi consideriamo minimale, perché 5.000, 11.000 e poi la differenza
il terzo anno ci sembrano pochini. Perché dico questo? Nel 2016-17 il rapporto tra organico di diritto e organico di fatto prevedeva, con 220.000 alunni, prevedeva una percentuale del 70%. È stato un picco altissimo, ottimo. Quest'anno il rapporto tra organico di diritto e organico di fatto è il 57%, con 268.000 disabili nelle nostre scuole. Ora, noi non possiamo pensare che non si debbano trasformare in organico di diritto più cattedre. Probabilmente vogliamo incrementare anche questo numero in rapporto ai tanti specializzati? Sì, lo potremmo fare, perché qual è stata la giustificazione del Ministero quando hanno inserito solo 5.000 il primo anno? Non abbiamo gente specializzata. Ecco, fermati un attimo, perché su questo la sensazione però è anche che ci sia una certa diciamo, forma di responsabilità anche da parte delle università che non fanno corsi di specializzazione a sufficienza o comunque non formano quella quantità di insegnanti che oggi la scuola richiede. È così o no? Assolutamente sì, le università sono in sofferenza. In alcuni casi, alcune università ne hanno fatto una scelta di natura economica. È molto più produttivo, è molto più utile per la diffusione delle iscrizioni istituire master per management. In alcune realtà d'Italia, chiaramente, è inutile dire, attirare il mondo delle imprese è molto più interessante. Avere dei laureati, dei ricercatori, dottorandi utilizzabili nelle aziende è molto più interessante. La scuola è stata considerata, il personale educativo è stato considerato non interessante. Noi abbiamo, devo dire, una ottima esperienza. 3 anni fa è cominciata una grande così scorribanda, ma un dialogo con l'università in Piemonte. C'erano stati 200 posti per TFA su 5.000 senza titolo, che ogni anno avevano una supplenza. La segretaria del Piemonte, Maria Grazia Penna, insieme ai segretari delle altre organizzazioni, ha lavorato perché l'università comprendesse qual era il fabbisogno. Hanno messo insieme l'USR, hanno messo insieme anche la regione, hanno creato le condizioni per istituire un corso di formazione per formatori, perché se non hanno i docenti per fare l'attività, loro dicono giustamente non possiamo fare attività. Se non hanno le aule per fare attività, le mettono a disposizione le scuole. Se non hanno i soldi, l'USR ha contribuito e quest'anno, proprio nei giorni scorsi, è partito il primo corso di formazione per formatori. Per 50 formatori, prima ancora di cominciare di pensare al prossimo TFA, e si sono iscritti più di 100 tra il personale scolastico interessato. Quindi comincia a dialogare scuola con università. Ma mi viene in mente, possibile che il recovery plan non deve prevedere ricercatori per il settore educativo? Non deve prevedere un impegno economico per chi attiva questi corsi, un incentivo in termini qualitativi? Era un provvedimento portato in legge di bilancio, un emendamento, un incentivo alle università, è stato cassato. Quindi questa vicenda dei TFA va collegata a tanti ulteriori fattori, non dobbiamo più ritrovarci come nel caso di Bologna, che so che è entrata in grande sofferenza, ma che non ha potuto accogliere gli idonei del TFA proprio perché non avevano le condizioni. Non possiamo più permetterci. Senti, torniamo un attimo al tema del reclutamento. Tu prima hai fatto un accenno, hai parlato della necessità di avere anche delle annualità, no, per i concorsi ordinari. Ecco, vediamo di approfondire un po' questo aspetto, perché credo che se non si affronta seriamente il tema del reclutamento, non si va da nessuna parte, perché poi è il Io nodo.
Certo, io faccio mia l'espressione che ha usato il ministro Bianchi ieri durante il convegno organizzato da Francesco Verducci, con tutti i rappresentanti del PD. Faccio mio le sue parole perché il ministro ha detto: è importante in questo momento che tutta la politica faccia sintesi, perché intorno ad un tema come questo noi non possiamo alzare le bandiere partitiche, e l'ideologia deve essere in questo momento accantonata. Noi dobbiamo guardare ai percorsi. Allora, se vogliamo portare a regime il concorso ordinario annuale, noi dobbiamo sapere che i nostri concorsi sono durati 4 anni, e in 4 anni abbiamo maturato tali e tanti posti che sono stati assegnati ai precari e che a loro volta hanno prodotto effetti in termini di discontinuità, la continuità tanto voluta dalla legge, addirittura con vincolo, viene messa in discussione quando poi si parla di attenzione alla stabilizzazione. Se non la vogliamo chiamare stabilizzazione, consolidiamo però chi nelle scuole lavora e proviamo ad accompagnarlo con la formazione. Allora, se il concorso ordinario annuale è un obiettivo, e io sono convinta che deve essere un obiettivo, parallelamente noi abbiamo un processo che dobbiamo seguire, e noi siamo tanto innamorati di un percorso. È forse un percorso al quale siamo legati affettivamente perché è partito da un ministro dell'istruzione come Sergio Mattarella. Hai ricordato quanto accaduto nel sistema scolastico italiano alla fine degli anni Ottanta e hai citato l'attuale presidente Mattarella. Ecco, spiegaci un pochino meglio cosa era capitato in quegli anni che potrebbe essere utile ancora adesso riproporre. Allora, il sistema doppio canale che il ministro dell'epoca aveva individuato prevedeva due percorsi in parallelo: concorso ordinario 50%, concorso per soli titoli, per personale abilitato, che chiaramente diventava quel riferimento certo che annualmente andava a coprire le cattedre in attesa dell'espletamento, diciamo, e del completamento dei concorsi. Con dei sistemi anche interessanti di compensazione. Ogni anno c'erano, che so, 10.000 cattedre a disposizione. Se il concorso era finito, pronto, venivano assunti 5.000 da concorso e 5.000 dall'altro canale del percorso, diciamo, con il personale precario storico, al quale chiaramente era stata offerta la possibilità comunque di abilitarsi, e questo l'elemento derimente che oggi dobbiamo reintrodurre: un modello di abilitazione, di percorso di abilitazione e quindi di formazione in servizio. Che cosa potrebbe oggi succedere? Noi oggi abbiamo un concorso ordinario che già potrebbe cambiare, quindi se Bianchi, come dice il ministro Bianchi, vuole velocizzare alla maniera di Brunetta, il concorso ordinario potrebbe essere velocizzato, si potrebbe definire in un tempo più breve. Nello stesso tempo, noi abbiamo una platea di precari, di docenti che hanno maturato servizio. Questo servizio rendiamolo un'esperienza fruibile per l'eventuale assunzione. Accompagniamola con un percorso di formazione in servizio, creiamo le condizioni per la valutazione prima della conferma nei ruoli, e voglio ricordare, esiste a Bolzano l'assunzione degli abilitati da GPS, loro le chiamano in altro modo, e non è incostituzionale. Quindi nessuno toglie la possibilità di individuare la soluzione concorsuale a livello ordinario, ma il concorso per soli titoli con un percorso di formazione in servizio, con delle graduatorie che abbiamo già lì pronte per l'utilizzo, le possiamo migliorare, le possiamo anche ridefinire con altre modalità, però noi possiamo procedere velocemente.
Passiamo ad un altro argomento, al tema del contratto nazionale del comparto scuola. È di questi giorni la notizia che il ministro Brunetta ha firmato l'atto di indirizzo per il comparto delle funzioni centrali. Quindi oramai, tempo qualche settimana, dovrebbe arrivare anche l'atto di indirizzo per la scuola, istruzione e ricerca. Come la vedi tu la situazione? Cioè, pensi che si potrà firmare il contratto in tempi ragionevolmente rapidi e davvero entro il 2021 dare a tutto il personale uno stipendio diverso e anche ovviamente gli arretrati del periodo 2019-2021 o tu la vedi più complicata? Considero possibile questo percorso. Innanzitutto perché in corso ci sono delle interlocuzioni molto interessanti tra confederazioni e Premier Draghi, il patto sociale per il pubblico impiego, per la pubblica amministrazione, l'idea di patto per l'istruzione che probabilmente potremmo anche chiudere se ci sono le volontà in un tempo non lunghissimo. L'idea che sul recovery è stato chiesto proprio dal Luigi Sbarra un'idea di convergenza attraverso un ulteriore legame che guardi anche a finanziamenti importanti. Per cui penso che si potrebbe. Quello che vorremmo è che si differenziasse la scuola, perché le nostre retribuzioni sono sempre le meno, diciamo, importanti a livello di pubblico impiego. Siamo il fanalino di coda e riusciamo ad avere chiaramente, siamo guardati con attenzione perché abbiamo un'organizzazione oraria che magari ci mette nell'occhio del ciclone, ma noi abbiamo anche un'attività professionale, intellettuale, di approfondimento che altri non hanno. E lo ha dimostrato la DAD in modo molto chiaro, perché il numero di ore per preparare un'attività supera sicuramente l'attività di servizio. Ora dobbiamo pensare a una retribuzione che venga elevata come proprio punto di partenza, il riconoscimento chiaramente del perequativo che tutta la pubblica amministrazione sa che deve essere garantito, lo dice il patto per la PA sottoscritto con Brunetta, e poi dobbiamo anche guardare alla valorizzazione delle professionalità. Da quanto hai detto, mi sembra di capire che il vostro sindacato non è pregiudizialmente contrario ad una diversificazione delle carriere, quindi anche degli stipendi, anche nell'ottica di valorizzare quello che adesso si chiama il middle management. È così, ho capito bene? Bene, non proprio. La scuola fa tanto, molti nella scuola fanno anche tanto di più, quindi sarebbe anche interessante trovare dei modelli utili per riconoscere questa attività che viene messa a disposizione della scuola. Però devono essere figure capaci di entrare in un sistema cooperativo, solidale, in grado di dare il proprio apporto, il proprio impegno perché la comunità cresca, la comunità scolastica nella sua interezza possa crescere. Noi non abbiamo bisogno di gerarchie, non dobbiamo gerarchizzare la scuola, non abbiamo bisogno del dirigente, del capo ufficio, della posizione organizzativa che si deve preoccupare di comandare ad un altro. Noi non abbiamo bisogno di generali, colonnelli per poi arrivare ai marescialli e al soldato semplice. Chiudiamo con un'ultima questione più di carattere di attualità. Siamo a metà settimana, si sta decidendo, il governo sta decidendo cosa succederà nei prossimi giorni per il rientro a scuola. Ci auguriamo tutti, se lo augurano i dirigenti scolastici, gli insegnanti, ma anche le famiglie e gli studenti, che non capiti che
si debba sapere domenica sera, magari andando a spulciare nei siti vari del governo o degli USR, per sapere, per capire che cosa accadrà lunedì mattina nelle scuole. Cioè, questo francamente mi sembra un po' intollerabile, o no? Sì, speriamo veramente di vedere quanto prima il DPCM e di ascoltare direttamente o perlomeno leggere quello che anche il Ministero dell'Istruzione indicherà come percorso. Siamo un po' preoccupati. La faccio con una battuta. Stiamo ricevendo tante lettere dai referenti Covid che rassegnano le loro dimissioni, ma non è una battuta. Così come stiamo ricevendo tante comunicazioni dai dirigenti scolastici che dopo aver organizzato al 75, al 50, rivisto, programmato, ora stanno tirando dalle cantine di nuovo i banchi, perché i banchi appena arrivati erano stati depositati in quanto non avevano trovato gli alunni. Voglio ricordare che Arcuri li ha consegnati in novembre i banchi monoposto, non solo quelli a rotelle. Quelli a rotelle magari per i pochi fortunati saranno anche arrivati per tempo, anche perché per chi li ha potuti utilizzare era giusto che li sperimentasse qualcuno prima di cestinarli. Però materialmente le scuole hanno programmato un'attività per un intero anno scolastico. Questo 26 aprile è il preludio di un primo di settembre. Noi dobbiamo preoccuparci di come si riprenderà la scuola il primo di settembre. Benissimo, grazie a Maddalena Gissi, segretaria nazionale della CISL Scuola, per questa bella e ampia chiacchierata in cui abbiamo messo un po' a fuoco alcuni problemi molto importanti, a partire dalla questione dei concorsi, il reclutamento, il contratto e poi anche la riapertura nei prossimi giorni. Sono io che ringrazio Tecnica e ringrazio Reginaldo, perché è sempre un piacere poter dialogare con questa tranquillità.